appena partiti, la terra rossa della vecchia miniera di bauxite, che è qua dentro, ormai abbandonata da tanto tempo. Achille, non cominciare come al solito a fare esibizionista. No, io facevo un po' la comparsa qui. Ah, ho capito. Vai. Eccoli qua. Oggi è tornata anche Maria Rosa. Grazie Giorgio. Eccola qui. E quella è la strada che va all'altra miniera. Sì. Che parti dall'Allantino. Oh, che c'è? Sei troppo forte. Che ridi? Venite! È bellissima questa bauxite, questa miniera. Diteci, forza, forza, un commento, sono felice di essere arrivato uno. La prima tappa abbiamo fatto come le caprette, ci siamo abbarbicati. Non c'è la nuvola sul Gran Sasso. Vabbè? No. Ci sei? Questi monelli, penso sia da là. Ma mica è questo? Vai che sei la prima! Eccolo vai, no? Sì. La prima degli ultimi! La prima delle donne! Maria Rosa, eccola! Questo è il mio primato di sicuro! Ehi, che hai battuto! Allora, hai battuto Achille, guarda! L'hanno nominato? No, non è nominato proprio! Ah, ecco qua lo metto! Sì, però non è la quota questa! Il tetto tutto! Cominciamo! Quello non lo so. Ah, vuoi fare? Lo so, quello non lo allora so. Dai, quello laggiù, comincia da laggiù. Quello laggiù in fondo è il Sirente. Sirente. Più davanti c'è davanti il coso, il Monte Rotondo. Rotondo, quello poi, dove c'è la funivia. Sì. Poi c'è la capoccia di Emilio, Emilio, levate un po'. Poi c'è Arnolfo, che sta venendo. Sì, vabbè. Poi c'è tutta la cima, la cimata del Puzzillo. Puzzillo, sì. Puzzillo. Costone. Poi ah no, lì c'è un fondo. Poi dietro, quello che vediamo dietro, è il Magnola. No, Magnola. Quello è il Magnola. Magnola. Il gruppo del Magnola. Poi abbiamo qui il, dunque, Pelletti è quello lì. Questo che abbiamo, e quelli, questi sono i modelli, Trento e Trieste. Così in alto. Ah, Trento e Trieste, sì. Poi qui abbiamo... Costone. No, questo è il Cornacchia.
No, quello è il Puzzillo, che ho detto 33, ma quello è il Puzzillo. Il Puzzillo, non c'è dubbio. Puzzillo, poi in primo piano è il Cornacchia. Cornacchia, Monte Cornacchia. Poi in fondo c'è la cima del Velino. Velino. Poi abbiamo, sempre sullo sfondo, cioè prima c'è il costone occidentale. Poi la cima di Sevice, il costagnello Sevice. Sevice. Poi qua sotto abbiamo, qua sotto non merita neanche parlarne, in fondo abbiamo il Muro Lungo. Muro Lungo, sì. Poi la caldera, chiamavano così, la morena glaciale, Morrone Laziale. Sì. Poi tutto sprofonda fino alla Valle dell'Asina, che è lì dietro. Lì dietro. Poi da quest'altra parte vediamo un po' che cosa abbiamo. E mica lo so che cosa abbiamo lì. Dunque, questo qua davanti? Sul momento diciamo che sono in linea con la memoria della mia età, cioè non mi ricordo. Non ti ricordi, adesso domanderemo. Poi quello dovrebbe essere la punta del Salecchia. Poi qua c'è la punta dell'Orsello, che non è questa, ma è quella laggiù. Sì, questo comincia la catena che fa parte del Gran Sasso. Il Gran Sasso, questa, sì. Questi monti più oscuri. Gran Sasso è stranamente scoperto. Poi di solito scoperto quello è il Monte Corvo. Corvo, esatto. Corvo. Poi abbiamo sulla destra il Pizzo di Intermesoli. Ah, quello lì, sì. Il Cefalone. Cefalone. E il Gran Sasso con il corno piccolo a sinistra e il corno grande a destra. Poi sotto il Gran Sasso si vede il Monte Aquila. Esatto. Poi terminiamo giù in fondo. Poi abbiamo il Brancastello e terminiamo col Prena. Il Prena. E si intravede anche il Camicia. Appena appena. E poi abbiamo il Monte Ocre. Vabbè, Monte Ocre più alto. E qua poi sotto qui abbiamo il Pizzo Cefalone. Il Cefalone. E poi la piana di Campo Felice. Vabbè. Con lo sfondo di Campo Felice arriva Roberto. Ecco la cima, sempre più vicina. Ho detto l'una. Tu ci hai messo qualche minuto in meno. Come? È l'una esatta. Sì. Eccoci qua. In Vespa. Facci vedere il Cefalone. Ecco sullo sfondo apparire Sua Maestà. Ma noi ecco nascituri o perituri? No, meglio nascituri. Eccola qui. La Madonnina della montagna. Guardi a me, ma fa volare. Proloco Luccoli. E tienici sempre.
Ormai in discesa si va veloci. Arnolfo, dai, vai. L'ennesima. Vai sopra, Arnolfo, vai sopra. L'ennesima. Come la N. Ecco, vai, vai. Anche lui si, scale, si scatena. L'ennesima. Ale, pronta una. Vai. Giorgio, manda i miei saluti a mio nipote Andrea. Vabbè, visto che è giovane, sì. Va bene? Va bene, mandiamo Andrea. I tuoi saluti ad Andrea, va I bene. Saluti. Va bene. Solo saluti? E non te bacini no. Tanti baci. Oh, ecco, appunto. Siamo già a metà altezza. Ecco che arrivano gli altri. Venga, venga. Questa è una vescia! Ma come hai fatto a trovarla così grossa? Guarda, che per posto ci stavano una decina di... erano molto Senti, piccoline. Ma adesso che ci fai stasera? Ma la voglio portare ai mercati generali a fargliela vedere, eventualmente gliela lascio... Mamma mia, una cosa c'era. Incredibile! È vero, ma così è grossa vero. Non l'ho mai vista! Hai ragione, guarda, hai ragione! Gira un po', gira un po'! Mamma mia, che bella! Bellissima!